A Giulianova, come da tradizione, il 2020 è stato salutato con un coraggioso tuffo in mare. Gabriele Mastellari. Bene, bene, prima volta della vita che lo faccio, non sapevo nemmeno si facesse, è stato bellissimo. Al grido di tuffiamoci nel 2020 si sono fatti il bagno in mare per inaugurare l'anno. Una cinquantina a Giulianova a rispondere, ormai da 10 anni, all'appello lanciato da Massimo Grossi, che ha curato nei minimi dettagli la manifestazione, favorita da una splendida giornata di sole con temperatura di circa 13 gradi. Prima il riscaldamento, vestiti da Babbo Natale, poi uomini e donne, ragazzi e ragazze, hanno gridato l'urlo propiziatorio e di corsa in acqua sotto lo sguardo attento della Croce Rossa. Tre tuffi, come da tradizione, e poi vin brûlé sulla battigia per riscaldarsi un po'. La tradizione è stata rispettata e veramente diciamo sempre che è freddo, è freddo, freddo, ma è sempre più bello, è sempre più bello. La manifestazione ha permesso la raccolta di fondi destinati quest'anno al quartiere Annunziata di Giulianova per la creazione di un'oasi naturalistica. È il secondo anno per me, una bellissima esperienza di divertimento, di coinvolgimento, di condivisione. È ben augurante per il 2020 e il futuro. Che cosa ha significato buttarsi in acqua il primo dell'anno? Nulla di particolare, ha significato una sfida con se stessi, che la salute ci assista sempre così come siamo adesso. Com'era l'acqua? Era fredda? L'acqua era fredda, l'acqua era fredda.